Ciao a tutti amici di extremehardware.com, ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione l'ultimo modello di tastiera meccanica prodotta dalla Cooler Master. Precisamente parliamo della Cooler Master CK550. Dal Computex di Taipei di quest'anno, Cooler Master ha presentato altre periferiche che usciranno sul mercato nel corso di questi mesi e il primo modello, il primo prodotto che viene commercializzato è appunto questa nuova tastiera di tipo meccanico, dotata di tipo RGB per singolo colore, ampiamente personalizzabile sia direttamente dalla tastiera sia tramite software di gestione della Cooler Master e Cooler Master Portal. Adotta dei switch meccanici ovviamente rossi, come possiamo osservare anche dall'adesivo presente sulla scatola, e sono precisamente dei Gateron, non Cherry MX come presenti sulla linea Master Keys. Partendo dalla confezione, possiamo osservare una classica confezione di cartone. Qui abbiamo un'apertura relativa alle freccette direzionali, quindi, come sempre, nel caso dovesse trovarla in qualche store fisico, potete provare direttamente con mano gli switch meccanici. L'immagine illustrativa del prodotto, il riferimento al prodotto stesso e le caratteristiche, tra cui ovviamente la retroilluminazione di tipo RGB. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa della tastiera e alcune principali caratteristiche della stessa. All'interno della confezione troviamo una copertura cover in plastica trasparente per proteggere la tastiera quando non la utilizzeremo dalla polvere, una classica Quick Start Guide di poche pagine, un estrattore per rimuovere i caps e eventualmente pulire meglio la tastiera, ed infine la Cooler Master CK550. Come possiamo osservare, il design è leggermente cambiato rispetto alla linea Master Keys di tastiere di tipo meccanico. Layout di digitazione è sempre italiano, ovviamente Cooler Master sotto questo aspetto è una garanzia. Il design è davvero elegante e classico, grazie anche a una finitura grigio scuro per quanto riguarda il plate in alluminio satinato presente nella parte superiore appunto della tastiera e ai caps di colore nero. Diamo uno sguardo più da vicino a questa tastiera. Nella parte superiore possiamo osservare gli stessi tasti in doppia funzione come sono presenti sui modelli della serie Master Keys. Dal tasto F1 e F4 possiamo agire un po' sui colori, singoli colori, quindi rosso, verde e blu, e su 9 livelli, quindi massima personalizzazione. Nella parte inferiore troviamo 4 profili preimpostati che potremo andare a modificare. A seguire troviamo altre impostazioni per modificare l'intensità della retroilluminazione della tastiera o gli effetti di colore. Ovviamente riporteremo la lista completa delle caratteristiche della funzione di questi tasti nella recensione scritta sul nostro sito. A seguire il tasto per la gaming mode, per la registrazione delle macro, qua per quanto riguarda la tipologia di macro, quindi singola volta, infinita, ripetizione, tasti multimediali riportati nella parte superiore delle freccette direzionali che in duplice funzione ci permetteranno di variare la velocità, dell'effetto, oppure della velocità stessa. Possiamo osservare meglio il plate in alluminio satinato che caratterizza la CK550 di Cooler Master. Possiamo osservare anche il design laterale, davvero ben fatto e buona cura da parte di Cooler Master come sempre. Ci spostiamo nel retro della tastiera dove classica superficie in plastica di tipo con una finitura rugosa. Nella parte alta troviamo il piedino in plastica che potremo aprire per rialzare la tastiera e agevolare come sempre la digitazione. Eventualmente possiamo utilizzare i due piedini nella parte inferiore in gomma. Il cavo della CK550 è rivestito in gomma classica e il connettore non è placcato oro, però troviamo un inserto di colore viola che è un po' quel colore che caratterizza gli ultimi packaging della linea di periferiche da gaming di Cooler Master. Rimuoviamo adesso un attimo velocemente il caps ESC per mostrarvi lo switch meccanico Gateron Red.
Come sempre uno switch lineare, classica struttura trasparente e LED nella parte superiore per irradiare meglio l'illuminazione e garantire effetti di personalizzazione di un certo livello ed effetto. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito, dove troverete come sempre ulteriori immagini dettagliate, le nostre prove, le nostre considerazioni circa questo nuovo prodotto commercializzato da Cooler Master. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.